Penso bene, si vede dalla gente che abbiamo qui intorno. Comunque il lavoro che abbiamo fatto ci ha pagato, quindi poi è inutile esprimere altre cose perché si vede da sé. C'è stata migliaia di persone, quindi vuol dire che è andata bene. Grazie. Una scommessa vinta, sì, perché qualcuno non ci credeva. Dice carnevale estivo, la dimostrazione sono tutte queste persone che sono venute stasera qua, e l'entusiasmo di lavorare tutti quanti insieme, questo è il più grande risultato. Siamo riusciti a fare rete. Una grande emozione, una soddisfazione immensa, un lavoro durato 6 mesi, abbiamo lavorato a costo zero, ce l'abbiamo fatta grazie anche all'aiuto di tutte le persone che hanno acquistato i biglietti della lotteria per poter finanziare questo evento. Siamo stati uniti insieme con gli altri comuni, abbiamo fatto condivisione, coesione, ci siamo conosciuti. Io ringrazio tutti i sindaci e tutte le associazioni che hanno scelto di fare questo grande evento qui a Soverato. Soverato torna ad essere regina del turismo in Calabria, quindi venite a visitarci a Soverato perché offriamo grandi spettacoli, grandi eventi, un mare delizioso e una grande ospitalità. Grazie a tutto il gruppo di lavoro, grazie a Peppe, a Pasquale, a Pino, a Nicola, a Maurizio, veramente una grande famiglia, siamo stati un grande patrimonio umano. Grazie a voi Stampa che ha divulgato questo evento, grazie a Soverato, il cuore vi abbraccia tutti. Ancora ci sono tantissimi eventi, vi aspettiamo con l'affascinante pianoforte sulla spiaggia giorno 3 agosto, Fiorella Mannoia giorno 8 agosto, Sean Paul 10 agosto, Vinicio Capossella 18 agosto, 21 agosto Gianna Nannini e il 25 agosto Alborosie. Non ci dimentichiamo, giorno 14 agosto la festa della banda a mare, un mese di agosto esplosivo, seguiteci perché Soverato regala grandi emozioni.